Unboxing di Oppo Find 7, uno dei primi smartphone in arrivo anche nel nostro paese con schermo Quad HD. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Forse non tutti saprete chi è questo pupazzino che vedete qui davanti. È Holly, ovvero la mascotte ufficiale di Oppo. La porto un attimo fuori. Questa è la confezione di Oppo Find 7. Da non confondere con Find 7A che abbiamo già recensito, probabilmente la confezione sarà quasi uguale. È sigillata, non l'ho ancora aperta, quindi lo farò adesso qui insieme a voi, quasi uguale ma con delle differenze importanti. Allora, intanto vado a strappare questo sigillo di cartone che aprirà alla scatola vera e propria. Eccola qua, bellissima, esattamente come quella di Oppo Find 7A. Le differenze importanti rispetto a Find 7A sono intanto non nel prezzo, perché questo costa 479 contro i 399 di Find 7A, quindi sono 80 euro di differenza, che adesso così a pelle mi farebbero propendere verso questo dispositivo. Vedremo se la penserò così ancora a fine recensione. Entrambi smartphone LTE, entrambi WiFi a doppia banda AAC-BGN, entrambi Bluetooth 4.0. Quando arriviamo però a parlare di processore, qualcosa cambia. Sono entrambi Snapdragon 801, ma se ci seguite attentamente saprete che ne esistono due varianti, una AB con frequenza da 2.3 GHz e una AC, che è questa, con frequenza da 2.5 GHz, quindi è più potente. Ha anche 3 GB di RAM contro i 2 del Find 7A, ha 32 GB di memoria contro i 16 del Find 7A, ha 3000 mAh di batteria contro i 2800 del Find 7A e tenetevi forte, la vera differenza è nello schermo. Io sto ancora chiacchierando, quindi magari posso cominciare a tentare di aprirlo, perché tanto so che sarà, non sarà esattamente semplice senza i vari miei strumenti malefici. Posso usare come strumento malefico il tappo di una Bic. Ce l'ho fatta. Dicevo, lo schermo, sono entrambi pre-IPS, ma l'altro è un Full HD, quindi 1920x1080 pixel, sempre 5 pollici e 5. Questo è un 5 pollici e 5, ma è 2560x1440 pixel, quindi Quad HD. 534 sono i PPI dello schermo, quindi la densità per pollice dello schermo. Entrambi fotocamera a 13 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel e un peso quasi identico, 170 e 171 grammi. Cavo USB, micro USB, cuffie in-ear con i vari gommini, l'alimentatore da 4 A e mezzo, che garantisce una ricarica quasi completa in mezz'ora, cosa che ho veramente amato in Find 7A. Qui abbiamo la manualistica, ecco qua, insieme alla batteria, dicevamo, da 3000 mAh, quindi mi servirà adesso per la prima accensione. Metto via la confezione, porto dentro il Find 7, che ha questo retro leggermente diverso. C'è qui questo piccolo puntino in cui dovrei mettere il suo accessorio, che adesso ho messo via, ma siccome come in 7A ho scoperto che si apre lo stesso, lo faccio in questo modo un po' brutale. Perdonatemi, non mettetevi a piangere quando vedete queste cose così cattive. Micro SIM e micro SD, questa è la batteria, questa è la fotocamera che ricordiamo permette di interpolare i pixel per realizzare scatti fino a 50 megapixel, è così anche in Find 7. Lo accendiamo, ma la recensione ovviamente arriverà. No, lo accendiamo magari col tasto di accensione, non con il volume. La recensione ovviamente arriverà soltanto dopo averlo testato a dovere. Quindi andate sul nostro forum androidworld.it, nella sezione dedicata a Oppo Find 7, fateci domande su questo smartphone con schermo Quad HD e risponderemo nella recensione finale. Per questo primo unboxing è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it.